Buongiorno a tutti e bentrovati al ristorante Santa Lucia di San Gavino Monreale. In compagnia di Nando Currelli, addetto stampa della Mira, e di Paul De Santi, con l'ausilio della TV 5 Stelle, cerchiamo di entrare in tutte le case della Sardegna per far conoscere un grande evento storico. Storico perché sarà un evento che rimane nella storia di San Gavino Monreale, nella storia della Sardegna, nella storia dello Zafferano. Storico perché dopo 17 anni che si festeggia la sagra dello Zafferano qui a San Gavino Monreale, in collaborazione con la Prolocco di San Gavino, Amira Sardegna, il comune di San Gavino Monreale, la provincia del Medio Campidano, la cantina Il Nuraghe di Mogoro, il ristorante Santa Lucia di San Gavino Monreale, Paul De Santi e 5 Stelle, signori, andremo a vivere emozioni per il primo trofeo regionale denominato A tavola con lo Zafferano di Sardegna. Primo trofeo, come potete vedere alle mie spalle, ci sono dei grandi professionisti dell'associazione Amira, che è un'associazione che raggruppa tutti i professionisti nel campo enogastronomico. Praticamente tutti quelli che vedete alle mie spalle, i maître d'hôtel, ambasciatori del turismo, ambasciatori delle grandi tavole in tutto il mondo. Quest'oggi gareggeranno per noi e per voi 9 concorrenti in gara, sicuramente una gara molto sentita, sarà veramente difficile e questo sarà compito della nostra giuria qui presente, praticamente proclamare il vincitore di questo primo trofeo regionale. Bene, a questo punto, prima di dare il via alla gara, introduco Marco Ennes per la Prolocco di San Gavino. Buongiorno a tutti, benvenuti alla 17ª mostra regionale dello Zafferano, intitolata Primo Trofeo Regionale Il Maître e l'Arte del Flambé, con il tema A tavola con lo Zafferano di Sardegna. Quindi partiamo subito con i ringraziamenti che sono doverosi. Ringraziamo soprattutto la Mira, l'Associazione Maître Italiani Ristoratori Albergatori, protagonisti di questa giornata, con il quale intendiamo fare un lungo percorso legato alla valorizzazione dello Zafferano. La scuola alberghiera di Oristano, che presenterà stasera le cosiddette crêpes Suzette e che naturalmente gusteremo stasera in piazza. Un ringraziamento doveroso alla Regione, che era fino a pochi minuti fa rappresentata dall'onorevole Giuseppe Cuccu, nonché Presidente della Commissione Agricoltura. La Provincia, che oggi è rappresentata dall'assessore alle attività produttive, il signor Fabrizio Collu. La Ora, ex Ersat, con un particolare ringraziamento a una persona veramente squisita, che è qui tra noi e fa parte dei giurati. Non lo dico perché voglio fare una sviolinata, certamente, ma effettivamente il dottor Sanna Francesco, il quale, seguendo passo per passo l'istruttoria delle pratiche, ci ha permesso oggi di fregiarci di un titolo di cui noi andiamo orgogliosi, che è lo Zafferano di Sardegna, Zafferano DOP. Volevo giusto ricordare che i nostri maître d'hôtel saranno gentilmente supportati dai ragazzi della scuola alberghiera IPSAR di Oristano, condotto dalla professoressa Nella Manca, alla quale dedichiamo un grande applauso. Grazie. Benissimo, siamo pronti per dare il via a questo primo trofeo regionale A tavola con lo Zafferano.
Salve, sono Don Giorgio Lisci, salve Paul, benvenuto qui a San Gavino in questa 17ª rassegna regionale dello Zafferano. Ti trovi presso il chiostro del convento di Santa Lucia qui a San Gavino Monreale. Una presenza antica che va intorno al 1586. E i frati sono ormai una storia qui a San Gavino, un po' come lo Zafferano. E adesso non ci sono più, ci sono io che sono un sacerdote diocesano della diocesi di Ales e Terralba. E per quanto riguarda San Gavino è sicuramente un momento importante, proprio perché lo Zafferano rappresenta una delle colonne portanti di questo paese. Io ho visto oggi tanti metro d'hotel, tante lampade che vedete anche le immagini, dove lo Zafferano è padrono, lo Zafferano è principe poi in questi piatti che in qualche modo fanno la differenza. Vedete quanto poco se ne possa mettere per far sì che poi il gusto sia quello che stavamo dicendo poc'anzi. Ma dottor Sanna, ma il consiglio ai nostri telespettatori: se non trovassero lo Zafferano nelle grandi produzioni, cosa possono fare per acquistarlo, comunque per assaggiare questa bontà incredibile che fa parte poi della nostra Sardegna? Sì, quello che possono fare è mettersi in contatto. Ci sono delle aziende che producono e commercializzano Zafferano e spesso lo si trova in negozi specializzati nella commercializzazione di prodotti tipici, oppure ponendosi in contatto direttamente con le aziende dei produttori. Ricordiamo che la DOP è stata riconosciuta, cioè la denominazione di origine protetta per lo Zafferano di Sardegna, al prodotto che proviene, che è stato coltivato e lavorato nei territori di tre comuni che sono San Gavino, Turri e Villanova Franca. Ecco, mettendosi in contatto con aziende che sono presenti in questi comuni è possibile avere dello Zafferano Sardo DOP